Il paradosso del consumatore. Ne parliamo con il professor Serge Latouche dell'Università d'Orsay in Francia. Professore, quali sono i termini di questo paradosso? Allora, questa parola è stata scelta dalle ONG alcuni anni fa, consumateur, che è al medesimo tempo un pleonasmo e un ossimoro. Un pleonasmo perché, secondo la teoria economica, il consumatore è il re, ma si sa che questo è una truffa e che finalmente il consumatore ha un ruolo sempre passivo perché è manipolato dalla pubblicità, dal marketing. Ma allora il consumatore cittadino è un ossimoro, ma potrebbe diventare una sfida che se il consumatore prende sul serio il fatto che alla fine, se non consumiamo, come fanno i produttori? Abbiamo un potere che non usiamo ma che potremmo usare per far rispettare i nostri diritti di cittadini e di consumatori. Secondo lei oggi il consumatore ha questo potere, questa consapevolezza? La consapevolezza non l'ha, a parte un piccolo gruppo, coloro che fanno parte delle associazioni, ma sono una minoranza. Ma forse domani facciamo tutto perché è uno dei pochi mezzi che abbiamo per cambiare strada e non andare verso la catastrofe. Professore, un messaggio forte, asciutto, che possiamo mandare oggi qui dal Premio Dona. Allora direi, consumatori di tutti i paesi, unitevi. Grazie professor Latouche. Grazie a lei.